Ciao a tutti ragazzi, sono Alex da facebook.com/salagiochi1980 e oggi facciamo una cosa un po' più particolare, un po' insomma non delle solite video che facciamo noi. Allora, praticamente non so chi di voi, penso quasi tutti perché è molto popolare, conosce comunque Aki Network, che come recita insomma il suo motto è il genio del web. Che fa Akinator? Akinator, noi con una serie di domande, lui ha un database immenso di personaggi, con una serie di domande cercherà di indovinare il personaggio che noi stiamo in quel momento pensando, a cui ci stiamo riferendo, quindi a cui stiamo di cui stiamo rispondendo insomma alle domande sulla nazionalità, su diverse cose. Allora, Akinator è stato creato nel 2007 da tre programmatori francesi, diciamo che ha conosciuto comunque la fama nel 2008 e è cominciato ad essere appunto conosciuto in Europa prima e poi in tutto il resto del mondo, e è sbarcato poi chiaramente su i cellulari, sugli smartphone e sui tablet, quindi è disponibile per BlackBerry, su Play Store per gli Android, sull'Apple Store appunto per i sistemi Apple, eccetera eccetera. Comunque, allora, visto che noi il nostro genere, insomma, di quello di cui solitamente parliamo sono i videogiochi, in questo caso i retro games, oggi faremo tre prove e proveremo a far indovinare al nostro carissimo genio del web tre personaggi appunto fondamentali nella storia dei videogiochi, in questo caso dei videogiochi da sala giochi appunto. Chi faremo indovinare? Allora, inizieremo da Tom Tom, che è il protagonista della saga Wonder Boy, che è questo bell'imbusto. Passeremo poi come seconda serie, come seconda domanda, a Donkey Kong, che insomma non c'ha bisogno di presentazioni, ve lo presento, eccolo qua. Per terzo invece andremo a cercare di far indovinare al genio del web Arthur, che è il protagonista della saga appunto Ghosts and Goblins, che è lui. Ok, non indugiamo, come dico sempre io, alquanto oltre, e andiamo direttamente a provare a giocare. Qui mi dice: salve, sono Akinator. Per iniziare clicca su gioca, e dopo che clicco, informazioni giocatore da 42, mi sa un po' grande sono. Andiamo alla domanda numero 1. Il suo personaggio vive in Italia? No. Ricordo che stiamo cercando di far indovinare Tom Tom di Wonder Boy. È reale? No. Indossa abiti maschili? E speriamo. Combatte in un certo senso, sì, non a mani nude, ma combatte. Fa parte di un anime cartone? Che cazzo, non lo so, non credo. Combatte con una spada pure? È biondo? È accompagnato da un cane? No. È femmina? Speriamo no, perché insomma speriamo, non sembra. Il suo personaggio ha a che fare con la musica? No. Giochi per il cellulare? No. Gli occhi verdi? Sai che mi sembra che ce l'abbia azzurri, quindi no. Il suo personaggio a compare in buona fortuna? A compare. Boh, insomma, che vuole dire? No. Gioca col Perugia? A Perugia? No. Vive a Belluno? No. Indossa una divisa verde? Sì, in una... Sì, non nel Wonder Boy, insomma, il primo, comunque dopo sì. Il suo personaggio combatte con uno scudo? Assolutamente sì. Sto pensando a Link di Legend of Zelda, che è un gran gioco, ma abbiamo battuto per 1-0 praticamente al Akinator, il genio del web, perché praticamente lui non ha indovinato. Io stavo pensando a lui, questo. Allora, 1, sala giochi 1981, Akinator 0. Continui? No, non continuo. Non è nella lista. A chi stai pensando? Tom. Tom. Ce la manco. No. Wonder Boy. Dai, non mi fa perdere tempo. Wonder Boy. Grande. Allora, bravo, mi hai battuto. 1-0. Ora pensiamo a Donkey Kong. È italiano? No. È reale? No. Fa parte di un cartone? Boh, può darsi che sia stato fatto anche il cartone. Combatte? Boh, sì. Indossa una maschera? No. Hai i capelli scuri? No.
ha i capelli e c'ha i peli, no, non è i capelli, boh, è cattivo. Se sul primo Donkey Kong sì, no, no, sì, no, boh, probabilmente alla coda. guarda, io dici, boh, alla coda non lo so, boh, c'ha la coda non lo so, è padre sì, l'ho toccato. È un Pokémon? No. Ha a che fare con il manga Crazy Class? Non lo so, ma non credo. Ha a che fare con Cobain? Sì. Con Nirvana? Sì. Babba, no. È nato a Hong Kong? Potrebbe anche, che cazzo ne so, non lo so. Può volare? No. È una scimmia? Grande. È diventato? No. È diventato famoso grazie al cinema? No. È rappresentato da un gorilla? Che vuole dire? Sì. Fa bandi di lotta, no? Ha a che fare con i banani sicuramente. Qui ci ha sinceramente battuto. E allora abbiamo fatto è Donkey Kong che ci ha preso lui. Quindi facciamo Sala Giochi 1981 Akinator 1. Allora, ultima sfida. Era lui, bravo, grande, indovinato. Devo giocare con lei, ciao, con anch'io. Allora, questa è la bellissima, 1-2, la terza chi vincerà. Adesso vediamo di fargli indovinare Arthur della saga di Ghosts and Goblins. Sentite come lo dico bene, perché c'ho sta cosa in inglese, io, no? Allora, viene dall'Italia? No. È veramente esistito? No. Fa parte di un cartone? Boh, non lo so, può darsi pure che ci sia stato fatto. Combatte, mi fa sempre le solite domande. Indossa una maschera? No. Ha i capelli scuri? No, perché è biondo. Ha i capelli? Sì. È femmina? No. È biondo? E sì, è anche biondino, biondastro. Ha a che fare con una spada? Sì. Indossa divisa verde? Sì, perché su Super Ghosts and Ghosts, sullo Super Nintendo, è pure verde. Toh. Fa parte di un videogioco? Assolutamente. Fa parte di Legend of Zelda Twilight? Proprio no. Princess? Proprio assolutamente no. Oh, cioè, non lo so, almeno non lo so. È un cittadino degli Stati Uniti? No. Ha gli occhi verdi? E adesso chi mi pigli un attimo in... non lo so, non credo, no. Combatte anche con uno scudo? Sì. Ardaglie? E lui, quando dici combatte con uno scudo, è sempre lui. Quindi, niente. Non hai assolutamente indovinato, perché io stavo pensando al buon Arthur di Ghosts and Goblins. Quindi qua che mi dici? Sto pensando a Link, è vero? No. Continui? No. Non te lo voglio far indovinare. Stavo pensando ad Arthur. No. Lui non saprà nemmeno di chi è o chi no. Ah sì, eccolo qua, Arthur di Ghosts and Goblins. Però io l'ho battuto, quindi possiamo dire che in questa retro sfida di retro game tra Sala Giochi 1980 e Akinator, Sala Giochi 1980 vince per 2-1, perché Akinator è riuscito a indovinare soltanto dei tre personaggi, soltanto Donkey Kong. Io spero che il video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, mandatemi anche a quel paese, oppure ditemi non fa più sti video, oppure ditemi magari nelle descrizioni quali altri personaggi dei videogiochi che ci sono, che vi stanno particolarmente a cuore, possiamo andare a far indovinare per i prossimi video. Io sono Alex e questo è facebook.com/salagiochi1980. Come sempre dico, è stato un vero piacere. Ciao!